Ciao da Luci! Mi avete chiesto di farvi vedere la realizzazione della mia alternativa piastrella virus, quindi la piastrella che parte granny e poi diventa virus. Mi avete chiesto di farvela vedere anche in versione quadrata per chi vuole appunto fare tipo delle coperte matrimoniali, delle tovagliette quadrate, dei sottopiatti, quindi chi vuole avere il runner, chi vuole avere il sottopiatto, il centrotavola, insomma avete chiesto di vederlo in tutte e due le forme. Vi devo dare una specifica molto molto importante, perché mi avete anche fatto una domanda molto importante alla quale io erroneamente ho risposto, e quindi con questo video voglio anche chiarire per l'appunto l'errore che ho dato sul gruppo, quindi verbalmente vi ho detto una cosa, in realtà era sbagliata. Come per la piastrella rettangolare il multiplo iniziale è di 4 più 1, anche i giri, se volete farne di più, sono 4 più 1, quindi non 5 come vi ho detto sul gruppo, ma la partenza è di 5 giri, perché in realtà sono 4 giri più un giro, è come se partissimo con l'occhiello. Quindi in pratica, se io voglio aumentare i giri sia in questa che in questa, i giri di granny saranno sempre 4 in più e non 5 come vi ho detto sul gruppo. Perché? Perché il multiplo è sempre, per poi iniziare a fare il punto virus, il multiplo è sempre di 4 più 1. Quindi se io parto da 5, il 5 è già un 4 più 1. Se io voglio farla più grande, i giri diventeranno 9, perché 5 è già un 4 più 1, quindi ne aggiungo altri 4 e saranno in pratica 8 più 1. Poi ne aggiungerete altre 4 e quindi saranno 4, 8, 12 più 1, 15. Quindi i giri diventeranno sempre più 4 se volete ingrandire la parte granny. Mi raccomando, io ho sbagliato dicendovi che i giri erano 5. No, non sono 5, sono 4 più 1. Ovviamente partendo da 5 poi aumenterete sempre di 4, perché il più 1 è sempre il primo giro, quindi lo fate all'inizio il giro in più, ma i giri dovranno essere sempre aumentati di 4 e non di 5, sia sulla piastrella rettangolare sia sulla piastrella quadrata, esattamente come la partenza della piastrella rettangolare, il multiplo sempre 4 più 1, quindi in questo caso ne ho fatti 5, se no potevo farne 9 e così via. Quindi mi raccomando, siccome ho sbagliato dicendolo a chi me l'aveva chiesto anche in privato su Messenger, ci tengo a precisare. Andremo anche oggi ad usare il filato fiocco, ovviamente di Merceria Italia Artisan, le sue caratteristiche sempre le stesse, ve l'ho detto anche nell'altro video ma ve le ribadisco, è un 100% cotone, il colore nello specifico è il 7612 e per ogni 50 grammi abbiamo 125 metri di filo, quindi comunque una buona metratura. Quindi adesso sigla e partiamo con la nostra piastrella quadrata. Partiamo quindi con fare il cappietto, eccolo qui,
E una volta fatto il cappietto faremo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella ed andiamo a fare una maglia alta, quindi andiamo a fare un occhiello. Mentre nel rettangolare gli occhielli erano multiplo 4 più 1, su quella quadrata l'occhiello è uno solo. Non potete sbagliare. Ora iniziamo a fare il punto granny. Allora, io lo faccio per le principianti, ma sappiamo tutti come si fa il punto granny. Allora, parto sempre con 2 catenelle e effettiva maglia alta, quindi le 2 catenelle non le conto, la prima maglia alta è quella che ho appena fatto, poi ne faccio una seconda e poi ne faccio una terza. Ecco qua il nostro primo modulo da 3 maglie alte. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nel mio cerchietto iniziale e vado a fare altre 3 maglie alte. Quindi dobbiamo fare 4 gruppetti da 3 maglie alte divisi da 2 catenelle. Io sono a 2, 2 catenelle, rientro nel cerchietto e vado a fare altre 3 maglie alte. Così, 2 catenelle sempre di separazione, vado a fare il quarto lato, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Come sempre chiudo con una maglia alta. Voi sapete che a me non piace chiudere gli angoli con le catenelle, quindi filo sull'uncinetto, ignoro le 2 catenelle iniziali e lavoro proprio sull'occhiello della prima maglia alta effettuata e vado a fare una maglia alta. In questo modo noi abbiamo il nostro primo quadratino granny. Se tiro un pochino il filo comunque si stringe, dopo andremo a nascondere la codina. Quindi abbiamo fatto il primo giro, andiamo a con il secondo giro. Quindi 2 catenelle per alzarci, voi potete tranquillamente fare le 3 catenelle e partire così. Io parto in questo modo perché a me piace di più. Filo sull'uncinetto, 3 maglie alte nello stesso foro, 1, 2 e 3. Ora abbiamo queste 3 maglie alte, le saltiamo con una sola catenella, quindi stiamo creando il lato, il primo lato. Filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare il prossimo angolo con 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso foro 3 maglie alte. Gli angoli saranno sempre così, ma punto granny ormai lo conoscete, io ve lo sto solo facendo rivedere perché potrebbe esserci qualche principiante e vuole sapere come si fa. Catenella di separazione, prossimo angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella per saltare le 3 maglie sottostanti, di nuovo angolo, 3 maglie alte, 2, sì, scusate, 3 maglie alte, ogni tanto mi confondo anch'io, 2 catenelle, 3 maglie alte. E stiamo per arrivare al metà angolo che avevamo già fatto. Quindi,
catenella di separazione, vedete che qui abbiamo metà angolo lavorato, andiamo a fare l'altra metà angolo, quindi entriamo di nuovo da dove siamo partiti in quel foro, facciamo le tre maglie alte, e invece di fare le due catenelle di separazione io carico il filo sull'uncinetto e sulla prima maglia alta. Vedete che cosa succede? Che qui noi abbiamo, se io avessi fatto le tre catenelle, questo anellino non ce lo avrei, perché si fa solo facendo la maglia completa. Ne ho 1, 2 e 3. Quindi io vado nel primo ignorando le due catenelle, quindi vado a infilarmi proprio qui. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro in questo anellino e vado a fare la mia maglia alta. Così, vedete, io ho fatto il mio secondo giro. Guardate come risulta perfetto l'angolo, siamo già al centro, non abbiamo righe che vanno in giro per la piastrella, praticamente la chiusura e l'apertura del giro non si vedranno mai, saranno sempre molto pulite. Facciamo il terzo giro insieme, perché ovviamente adesso c'è anche un lato, dopodiché andate avanti di 5 in 5 per quanto volete voi. Comunque andiamo avanti con questo giro, 2 catenelle per alzarmi e faccio le mie 3 maglie alte sempre nello stesso angolino. E quindi vado a fare la mia seconda, scusate, il mio primo mezzo angolo. Perché mezzo? Perché io ne ho fatto metà e a fine giro mi rinfilerò qui e chiuderò l'altra metà. Una catenella, ora noi abbiamo un foro centrale e quindi qui andremo a fare 3 maglie alte. 1, 2, e 3. Una catenella di separazione, perché le due catenelle sono solo sugli angoli, sui lati le catenelle tra modulo e modulo sempre una. Andiamo al prossimo angolo e facciamo l'angolo, quindi con 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, di nuovo 3 maglie alte, una catenella di separazione, andiamo a fare il prossimo lato, quindi in questo foro che abbiamo sul lato, al centro del lato, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte e proseguiremo in questo modo fino ad avere 5 giri, vi ricordo 5 o più. Io, se volete, qui ne ho fatti 5, vi faccio vedere anche su 10, così vi faccio vedere la differenza. La differenza non sarà nient'altro che se io faccio un giro in più non avrò solo angolo e angolo, ma avrò come sulla rettangolare anche un cerchio al centro, perché la mia piastrella sarà già più grande. Quindi io adesso vado a fare 10 giri, mentre su questa ne ho fatti 5, qui ne andrò a fare 10, in modo da farvi vedere la differenza. Dopodiché il punto virus si lavorerà nello stesso medesimo modo come nella piastrella rettangolare, ma non vi preoccupate, ve lo farò vedere comunque. Io proseguo, ci rivediamo tra 10 giri. Eccomi qua, sono arrivata a 9 giri, quindi un multiplo di 4 più 1. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 giri. Vedete che la piastrella inizia a girare un attimino? Se non volete questo inconveniente, potete tranquillamente girare il lavoro ad ogni giro. Io sinceramente confido nel fatto che poi, lavorando il punto virus, si sistemi da sola. Ripeto, 9 giri, quindi anche i giri hanno un multiplo,
per avere poi la base giusta per iniziare il punto virus. E vado avanti ad asfissiarvi con il 4 più 1, quindi in questo caso io ne ho fatti 9. Ora mi attacco col punto virus, quindi appoggio qua la mano perché ho un braccialetto rumoroso e quindi appoggio la mano sul lavoro già fatto e andiamo a iniziare il mio punto virus. Perché l'ho fatta così grande questa? Perché volevo farvi vedere la differenza tra una piccola e una grande, quindi volevo farvi vedere proprio che potete ingrandire la base granny di quanto volete, come poi potrete andare avanti col punto virus di quanto vorrete. Quindi questo è, sono a 9, vado a chiudere il mio, mi posiziono giusta così mi vedete bene, vado a chiudere il mio angolo sempre con la maglia alta sulla prima maglia lavorata e sono pronta per partire con il punto virus. Quindi 2 catenelle, io parto sempre nello stesso modo e vado a fare effettivamente la maglia alta. Quindi una maglia alta, 5 catenelle, 5. Volto il lavoro, prossimo foro del granny, maglia bassa. Ora andiamo a fare 3 archetti da 3 catenelle. 1, 2, 3. E mi aggancio con una maglia bassa nel prossimo foro. 1, 2, 3. E mi vado ad agganciare nella prossima maglia con una maglia bassa. 1, 2, 3, di nuovo maglia bassa nel foro. Quindi abbiamo fatto 3 archetti da 3, ora ne faccio uno da 5, perché l'alternanza del virus è un archetto da 5 e 3 da 3. Mi aggancio con la maglia bassa, si vede poco ma si vedrà dopo, e vado a fare altri 3 archetti da 3, quindi 1, 2, 3 e siamo nel foro prima dell'angolo, quindi 5 catenelle, filo sull'uncinetto perché nell'angolo andiamo sempre con una maglia alta, quindi maglia alta, 5 catenelle, l'angolo è sempre composto da 5 catenelle, una maglia alta, 5 catenelle, dopodiché vado a chiudere con una maglia bassa nel primo foro dopo l'angolo. Ed ora vado a rifare i miei 3 archetti da 3 catenelle, quindi 1 e mi aggancio nel foro, 2 e mi aggancio nel foro, 3 e mi aggancio nel foro, di nuovo archetto da 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e mi aggancio nel foro. Riparto con gli archetti da 3, 1, 2, 3 e mi aggancio nel foro, 1, 2, 3 e mi aggancio nel foro, 1, 2, 3 e mi aggancio nel foro e sono arrivata all'angolo, quindi 5 catenelle. Carico il filo e nell'angolo faccio la maglia alta, di nuovo in uscita dall'angolo 5 catenelle e mi aggancio con una maglia bassa nel primo foro fuori dall'angolo. Come vedete stiamo facendo, abbiamo fatto, vedete, angolo, angolo
E poi, a differenza di questa quadrata che è più piccola, quindi abbiamo solo gli angoli, qui ci risulterà come quella rettangolare, quindi avremo anche un ventaglio al centro. E più andate avanti, quindi se volete ingrandire, per esempio io l'ho fatta di 9 e voi non so, la fate di 12, avrete due come si dice ventagli sul lato, quindi più ingrandite più ventagli vi vengono anche sul lato. Questo è piccolino, questo è, quindi ha soltanto i 4 lati e poi andrà crescendo man mano che andiamo avanti. Questo qui invece per il momento ne ha solo uno di ventaglio. Se avessi fatto altri 4 giri avrebbe avuto 2 ventagli e gli angoli, altri giri 3 ventagli e gli angoli. Quindi più ingrandite la base di granny, più ovviamente vi si ingrandirà anche la partenza del punto virus, e poi ovviamente andrete avanti di conseguenza col punto virus fino a quando vi farà piacere. Ora io finisco il giro, vi faccio vedere, giusto per chi vuole seguire solo questo video e non guardare anche l'altro, vi faccio tutto il punto virus, ecco. Però finisco questo giro da sola e poi vi faccio vedere il secondo giro di punto virus. Sono arrivata a fine giro, quindi mi unisco con una maglia bassissima nella prima maglia bassa. Scusate, nella prima maglia alta. Vi ricordate che avevo fatto le 3 catenelle e la maglia alta? È proprio per avere la catenella di aggancio, come vi avevo fatto vedere prima nell'angolo. In questo caso chiudo con una maglia bassissima perché devo rimanere proprio qui al centro. Faccio la stessa cosa che ho fatto finora, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro alla base delle 2 catenelle e vado a fare la prima maglia alta. Ora ne vado a fare altre 9, potete anche decidere diversamente in effetti, e quindi fare qui le 2 catenelle e poi fare tutte 10 le maglie nell'angolino. Decidete come volete. Io in questo caso ne ho fatta una sulla maglia alta e altre 9 all'interno del primo arco da 5 catenelle. Fatto il mio primo mezzo ventaglio, perché in realtà negli angoli il ventaglio è da 20 maglie alte, quindi comunque io ho iniziato con metà, faccio una maglia bassa nel primo archetto da 3 catenelle, quindi vado a fissare il mio ventaglio. 3 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto da 3. 3 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto da 3. Ora abbiamo un altro archetto da 5. Cosa facciamo? Filo sull'uncinetto e andiamo a fare su questo archetto 10 maglie alte. Fatte anche le nostre 10 maglie alte sul lato, di nuovo maglia bassa nel primo archetto da 3 catenelle, 3 catenelle, maglia bassa nel prossimo archetto da 3 catenelle, di nuovo 3 catenelle, maglia bassa sull'ultimo archetto da 3 catenelle. Ora facciamo un angolo completo, quindi filo sull'uncinetto. L'angolo, come vedete, è costituito da 5 catenelle, una maglia alta e 5 catenelle. Noi faremo 10 maglie alte da questo lato e 10 maglie alte da quest'altro lato, per un totale di 20 maglie alte. Facciamolo insieme.
Fatte le prime 10 maglie alte, semplicemente carico il filo e mi sposto nell'archetto a fianco e ne faccio altre 10, per un totale, come detto prima, di 20. Ecco qui il mio angolo intero, vedete, abbiamo 10 maglie alte da questo lato, 10 da quest'altro. Ricominciamo a lavorare come fatto finora, quindi mi aggancerò qui con una maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa e di nuovo andiamo a fare il ventaglio sul lato da 10 maglie alte. Quindi proseguiamo fino a quando non arriviamo qua e andiamo avanti insieme per chiudere quest'angolo e iniziare il terzo giro di punto granny. Eccoci arrivati al termine del secondo giro. Come noterete, gli archetti da 3 catenelle diventano sempre meno. All'inizio erano 3, adesso sono 2, nel prossimo giro diventerà 1 perché andremo ad ingrandire i nostri ventagli e quindi rimpicciolirà lo spazio tra di essi. Quindi siamo arrivati alla fine di questo giro, andiamo a fare le nostre 10 maglie alte all'interno del metà angolo che noi ancora non avevamo lavorato. Quindi entro con la prima maglia alta e vanno a farne 10. Fatte le mie 10 maglie alte, mi vado a infilare, quindi ignoro le due catenelle, mi vado a infilare proprio, vedete, qui sotto la prima maglia alta con una maglia bassissima, in questo modo, e il primo giro è concluso. Vedete, abbiamo fatto tutti i ventagli, abbiamo predisposto per poi ingrandire i ventagli. Vedete la differenza? Qui, che è con 9 giri, ho già anche un ventaglio al centro. Qui invece, che è solo da 5 giri, io ho soltanto i ventagli ad angolo. Ingrandirà poi piano piano, però ho solo i ventagli ad angolo. Quindi voi potrete decidere quanti ventagli volete sui lati ingrandendo la piastrella granny, sempre multiplo 4 più 1, quindi partiamo con 5 e poi 4 4 4 4 fino ad arrivare a quanto volete voi. Partiamo quindi con il terzo giro di punto virus, che è identico al secondo in realtà, questo, perché mi alzo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado sulla prima maglia alta lavorata sottostante, quindi non dove ho fatto le 2 catenelle ma sulla prima maglia, e lavoro 10 maglie alte, quindi esattamente come è fatto finora. Quindi vado a fare, sono già arrivata a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima è la 10. Fatte le 10 maglie alte, vado a fare una maglia bassa nell'archetto da 3 subito dopo il ventaglio. 3 catenelle, quindi archetto da 3, vado nel prossimo archetto da 3 e faccio una maglia bassa. Come vedete, adesso l'archetto da 3 è uno solo perché noi qui abbiamo già il ventaglio, quindi filo sull'uncinetto, vado sulla prima maglia del ventaglio da 10 e vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino ad averne 10. Fatta anche la decima maglia, mi fermo con una maglia bassa sull'archetto da 3 che segue, 3 catenelle,
di nuovo maglia bassa nell'archetto da 3 e sono arrivata nell'angolo. Non faccio altro che lavorare 20 maglie alte su 20 maglie alte e procedo così per tutto questo terzo giro di punto. Sono arrivata anche alla fine di questo terzo giro di punto Virus. Chiudiamo insieme con la maglia bassissima sulla prima maglia effettiva, quindi ignoriamo sempre le due catenelle. Guardate come si chiude meglio e non rimane spazio, è veramente una chiusura invisibilissima, per quello io faccio le due catenelle e la maglia effettiva, perché veramente, guardate, in tutto il lavoro non si capisce dov'è l'inizio e dov'è la fine del giro, rimane tutto molto più compatto, molto più bello. Andiamo quindi a fare l'ultimo giro e poi vi faccio vedere come si ricostruisce il primo giro sul quarto. Quindi facciamo sempre le due catenelle per alzarci, lavoriamo la prima maglia effettiva, quindi non sulle tre catenelle ma sulla prima maglia, catenella di separazione, andiamo sulla prossima maglia, maglia alta, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, prossima maglia, maglia alta, catenella di separazione, prossima maglia, maglia alta, e procedo così, quindi separando le maglie da una catenella fino al termine delle mie maglie alte in questo modo. Poi ogni tanto contate, perché se non tornano i conti poi il lavoro non procede, quindi adesso le conterò anch'io per essere sicura che siano 10. Quindi vado a fare l'ultima, se non erro, le conto e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi aggancio all'archetto con una maglia bassa, quindi l'archetto da 3 mi aggancio con una maglia bassa. Se volete potete fare la catenella, qualcuno si confonde, io per esempio in questo rettangolare ho fatto la catenella, quindi potete fare o non fare, è uguale, comunque facciamo la catenella e ci agganciamo nell'archetto da 3, rifacciamo la catenella ed ora nuovamente filo sull'uncinetto, ricominciamo, quindi su ogni maglia alta facciamo una maglia alta separata da una catenella e quindi procediamo in questo modo per tutto il resto del giro, quindi tutte le maglie alte che abbiamo sui ventagli le rilavoriamo ma separate da una catenella. E ricominciamo la stessa cosa, quindi sull'angolo faremo 20 maglie alte divise da una catenella, ci agganceremo con una maglia bassa su questo archetto e continuiamo di nuovo 10 maglie alte divise da una catenella e così via, quindi andiamo a fare quello che è il quarto giro del punto Virus. Ecco qui, allora in questo modo in pratica noi abbiamo finito anche il giro di punto Virus. Ovviamente adesso vi faccio vedere come riagganciarci per proseguire ovviamente questo punto, ma devo dire la verità che mi piace tantissimo così, quasi più che piccolino, devo dire la verità, chi mi ha chiesto di ingrandire la parte granny al centro ha buon gusto, perché ripeto mi piace quasi di più così. Comunque adesso partiamo con il primo giro, quindi ricostruiamo il primo giro sul quarto giro, quindi da questo giro in poi sarà sempre tutto uguale, scusate il gioco di parole. Quindi partiamo con le solite, ecco, due catenelle, voi sapete che ormai ci sono affezionata a quelle due catenelle, filo sull'uncinetto e facciamo effettivamente la maglia alta. Ora dobbiamo fare le 5 catenelle,
1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo un foro ed entriamo con una maglia bassa nel prossimo. In questo modo si vede male perché mi sono un po' incastrata. Lo rifacciamo. Allora, ho fatto le 5 catenelle, saltiamo questo forellino, quindi quello subito dopo la maglia alta, ed entriamo in quello successivo con una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo un foro, maglia bassa nel successivo, 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un foro, maglia bassa nel successivo e abbiamo 2 archetti, dobbiamo fare il terzo, quindi 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un foro, maglia bassa nel successivo. Come vedete avanza un foro. Attenzione, attenzione, per qua sbagliare è facile, perché ci sono anche questi due forellini al centro, che è l'aggancio della maglia bassa. Noi questi due forellini al centro non dobbiamo contarli, o se li contiamo facciamo in questo modo. Quindi noi dobbiamo saltare questo forellino, saltiamo questi due forellini creati dagli spazietti della maglia bassa e saltiamo il primo archetto che c'è qui, andiamo a lavorare nel secondo. Quindi se dobbiamo contare, saltiamo questo, saltiamo questo, saltiamo questo, saltiamo questo, e sono 4, e andiamo a lavorare nel quinto facendo 5 catenelle, perché ora dobbiamo sfalzare i nostri ventagli. 1, 2, 3, 4 e 5. Guardate bene, salto qui, salto qui, salto qui, salto qui, entro in questa con una maglia bassa che ho lasciato un po' larga, ma vedete, questo è quello che deve venire, perché poi qui verrà costruito un ventaglio. Quindi andiamo a sfalzare i ventagli. Ora, dopo le 5 catenelle, seguono i 3 archetti da 3 catenelle, quindi 1, 2, 3. Salto un foro, vado nel successivo con la maglia bassa, 1, 2, 3. Salto un foro, vado nel successivo con la maglia bassa, 1, 2, 3. Salto un foro, vado nel successivo con la maglia bassa e ci ritroviamo di nuovo in prossimità del prossimo, dei prossimi due ventagli. C'è la codina che infastidisce. Dei prossimi due ventagli, quindi faccio le mie 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto questo foro, questi due centrali non li stiamo neanche a contare, salto il primo foro del ventaglio e lavoro la maglia bassa sul secondo. E mi sono incastrata, ecco qua, in questo modo, e abbiamo creato, vedete, prima nel giro precedente avevamo sul lato solo un ventaglio, adesso sono diventati due. Nel successivo giro diventeranno ancora di più, e poi ancora di più, e poi ancora di più. Quindi adesso andiamo a rilavorare sull'angolo. Abbiamo fatto l'archetto da 5 catenelle, ne dobbiamo fare 3 da 3 catenelle. 1, 2, 3. Salto un foro, lavoro nel successivo. 1, 2, 3. Salto un foro, lavoro nel successivo. 1, 2, 3. Salto un foro, lavoro nel successivo. Ora 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Ben attenti a quello che andiamo a fare. Carichiamo il filo perché nell'angolo c'è sempre la maglia alta. Salto un foro.
dovrei lavorare nel successivo, in realtà non lavoro nel successivo, ma nella maglia che segue. Quindi la maglia alta la faccio sulla maglia alta che segue il foro nel quale dovrei lavorare. Vedete, ho saltato questo, avrei dovuto lavorare in questo. In realtà io ho lavorato sulla maglia perché voglio rimanere perfettamente al centro del mio lavoro, altrimenti man mano che voi andate avanti a lavorare il lavoro si storta. Quindi per rimanere al centro noi è come se ne avessimo saltati due, in realtà non ne abbiamo saltati due, semplicemente invece di lavorare nello spazio abbiamo lavorato sulla maglia. Ora 5 catenelle e 5, saltiamo un foro, lavoriamo nel successivo. 3 archetti da 3, 1, 2, 3, saltiamo un foro, lavoriamo nel successivo. Di nuovo 1, 2, 3, saltiamo un foro, lavoriamo nel successivo. L'ultimo 1, 2, 3, saltiamo un foro e lavoriamo nel successivo. E se abbiamo fatto bene i conti, infatti ce ne deve avanzare 1. Infatti ci avanza un foro, poi abbiamo i due forellini attorno alla maglia bassa, dobbiamo saltare il primo dall'altra parte e lavorare qui nel secondo. Prima però dobbiamo fare le 5 catenelle. Quindi andiamo a fare le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi saltiamo e lavoriamo in questo e proseguiamo così per il resto del giro. Dopodiché io direi che si può proseguire da soli perché il lavoro è esattamente come ripetuto sotto, quindi dove abbiamo gli archetti da 5 dobbiamo fare le 10 maglie alte, dove abbiamo gli archetti da 3 ci dobbiamo agganciare con le maglie basse, quindi dopo aver fatto ovviamente gli archetti da 3. Quindi io ora proseguo da sola fino ad aver fatto altri 4 giri completi in modo da farvi vedere come viene il lavoro finito, dopodiché direi che potete andare avanti da sole perché veramente il lavoro è semplicissimo, veramente semplicissimo. Comunque procedo, bando alle ciance, ci vediamo tra un attimo. Eccoci giunti a quello che io ho deciso che è la fine, perché poi voi in realtà potete andare avanti all'infinito, quindi questo è quello che ne esce. Ma poi, ripeto, potete andare avanti. Per esempio, in questo verde ho fatto molti più giri. Vedete, ho fatto 3 giri e quindi pian piano gli archetti e i ventagli diventano sempre di più. In questo qua, per esempio, più piccolino, ne ho fatti soltanto 3, quindi è come se mi fossi fermata qua, vedete? Come se io mi fossi fermata qui, se noi li sovrapponiamo in pratica è come se fossero uguali perché ho rispettato le stesse proporzioni, mentre questo qui piccolino, vedete, è il centro. E se io avessi per esempio fatto soltanto 5 giri adesso saremmo così, quindi avremo più giri. Insomma, vi ho fatto vedere tutte le varianti di questo centro virus. Post scriptum, ragazze, mi stavo dimenticando una cosa. Volevo farvi vedere come ho fatto in questo. Scusate, lo alzo, convinta che voi lo vediate. In questo, dove sono passata da granny a virus, poi di nuovo granny e poi di nuovo virus. Quindi vi devo far vedere com'è l'aggancio.
Perché anche questo mi avete chiesto, qualcuna di voi mi ha chiesto anche questo. Allora, vedete, questo qua è quello che io adesso ho appena finito. L'aggancio ve lo faccio vedere su quello piccolo, così facciamo un po' più velocemente e non vi faccio diventare il video una cosa lunghissima. Allora, questo appoggiamolo qua perché ho il solito braccialetto che fa rumore e quindi vi faccio vedere esattamente come, ecco qua. Ecco, il solito braccialetto che fa rumore. Vi faccio vedere esattamente come riagganciarsi per riprodurre di nuovo dopo il punto virus, di nuovo il punto granny. Premetto, qui c'è solo un giro, cioè un giro, sono quattro i giri che compongono il punto virus. Comunque c'è solo un disegno di punto virus. Potete farlo anche con tanti disegni di punto virus, quanti ne volete. I giri di punto virus sono indipendenti, ne potete fare quanti volete, mentre i giri granny rimangono sempre uguali. Mi raccomando, se voi vi riattaccate col granny dopo, prima di ripassare al virus, comunque dovete avere il multiplo di 4 più 1 come in partenza. Quindi in questo caso il 4 più 1 saranno proprio 5 giri, perché partite da zero, non siete più attaccati e quindi espandete il multiplo e fate 8 più 1, 12 più 1. No, in questo caso, se volete fare 8 giri, non sono 8 ma sono 9, perché ripartite da zero, quindi non avete più, non si conta più il centro che è il più 1. Quindi ricordatevi che sono il calcolo è lo stesso del centro. Detto questo, ora io prendo il mio filato e vi faccio vedere come ci si riaggancia per fare il punto granny dopo il punto virus. E il punto granny dopo il punto virus è parte con il primo giro di punto virus, quindi dobbiamo ricreare gli archetti. Io mi rinfilo come se non mi fossi staccata, ovviamente. Io avevo chiuso il lavoro e questo è un post scriptum, quindi io mi riaggancio, faccio la prima maglia alta, faccio le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto la prima, il primo punto vuoto e mi aggancio nel secondo. Di nuovo 1, 2, 3, quindi è il primo giro e adesso andremo velocemente, non me lo sto a spiegare, ma è il primo giro. 2, 3 e ci riagganciamo, vediamo se sì. Allora ho il gomitolo che va in giro. 1, 2, 3 e ci riagganciamo, ecco qua. Infatti avanza un punto qui, vedete. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo la prima di qua, saltiamo il centro, la prima dall'altro lato e ci agganciamo sulla seconda. E quindi vedete, stiamo proprio riproducendo come se noi dovessimo ricominciare il punto virus sul punto virus. Ecco qui, io ho concluso quello che sarebbe il primo giro di punto virus, vedete? Ho semplicemente rifatto gli archetti. Ora lavoreremo in questo modo. Io ho chiuso il mio lavoro con una maglia bassa, bassissima. Entro nel primo archetto da questo lato. Io faccio sempre le 2 catenelle più la maglia alta. Voi sapete come lavoro io il punto granny, quindi le 2 catenelle per alzarmi e poi faccio le 3 maglie alte all'interno appunto dell'archetto da 5. 2 e 3, catenella di separazione, salto nel prossimo archetto da 3, quindi il blocco da 3 maglie alte del punto granny. Nuovamente catenella di separazione, lanciamo via il gomitolo che mi dà fastidio, prossimo archetto da 3, 3 maglie alte. Catenella di separazione,
prossimo archetto da 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione. Ora abbiamo l'archetto da 5 catenelle. Noi comunque al suo interno facciamo 3 maglie alte. Due e tre. Vedete? Di nuovo, catenella di separazione, prossimo archetto, 3 maglie alte. Una, due e tre. Catenella di separazione, prossimo archetto, 3 maglie alte. Vi faccio vedere poi l'angolo e poi andate avanti da soli, ma è semplicissimo. Catenella di separazione, ultimo archetto da 3 e facciamo 3 maglie alte. 1, catenella di separazione, siamo arrivati nell'angolo, vedete? Del punto virus, facciamo 3 maglie alte da questo lato, 1, 2 e 3, dopodiché facciamo 2 catenelle perché siamo nell'angolo e le 3 maglie alte le facciamo nell'altro archetto. Quindi in questo giro non le faremo insieme, ma le faremo comunque separati da 2 catenelle, mi raccomando. Vedete, risulterà così. Adesso è bruttino da vedere, ma poi col prossimo giro si unisce tutto. Quindi catenella di separazione e ricominciamo. Prossimo archetto da 3, 3 maglie alte. E via così. Vedete che stiamo ricominciando il punto granny. Ed ora che ve li ho fatti vedere tutti in tutte le salse, io direi che ci possiamo salutare, perché ve li ho fatto vedere semplicemente quadrato, ve l'ho fatto vedere semplicemente quadrato con più giri granny al centro e ve l'ho fatto vedere quadrato con giri di granny e di virus alternati. Vedete, guardate che bello, questo qua veramente secondo me è il più bello di tutti, perché le rotondità del virus accostate alle geometricità del granny, secondo me è bellissimo. Allora, con questo quadrato potreste farci una coperta, una tovaglia quadrata, qualsivoglia, ma mi raccomando, la stessa cosa potete farla anche con quello rettangolare, che in questo momento è l'unico che non ho qui. Quindi con quello rettangolare il procedimento è lo stesso, quindi ricreate il primo giro di punto virus e poi continuate col punto granny, per poi, se volete, ricominciare col punto virus dopo ovviamente aver fatto i giusti calcoli. Io vi saluto, vi ho fatto veramente questo progetto in tutte le salse, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao da Luci, a presto!